Sindaco Mario Ferrari, oggi ha avuto un grande onore, quello di concludere ufficialmente i festeggiamenti del bicentenario napoleonico, ma insieme a questo, e qui c'è anche la cittadinanza di Portoferraio che lo dice, ha avuto l'onore di tagliare il nastro di Forte Inglese. Cosa significa per lei e per la sua amministrazione, oltre che per tutta l'Elba, l'avvenimento di oggi? Cosa significa? Significa la rinascita del Forte Inglese che ha coinciso con questo evento del tutto particolare, la chiusura del bicentenario di Napoleone. La conclusione e l'inaugurazione del Forte Inglese è di un lungo percorso iniziato dalla precedente amministrazione che deve essere di buon augurio per consentirci anche ulteriori e importanti interventi sul rimanente patrimonio artistico di Portoferraio. Cosa lascia il bicentenario che ormai si conclude con i festeggiamenti di questo fine settimana? Lascia lo stimolo per portare alla luce un Napoleone non conosciuto, un Napoleone diverso. Napoleone non era un guerriero. Napoleone era un uomo a tutto campo, un uomo che all'Elba ha fatto e ha dimostrato di saper fare tante cose. Purtroppo i mass media non sono a conoscenza e non hanno mai letto questo aspetto particolare di Napoleone. E io vorrei che in futuro questo aspetto veramente importante, forse più importante della sua capacità di guerriero, venga messo in luce. E vorrei lanciare una sfida, ritrovarsi a Sant'Elena.